Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Siete su Cartomantique e con l'interattivo di oggi andremo a vedere che cosa stiamo per scoprire. Restate con me. Ciao a tutti, bentrovati, bentornati, benvenuti a coloro che sono nuovi qui. Siete su Cartomantique. E oggi facciamo un interattivo un po' alla Sherlock Holmes per vedere cosa stiamo per scoprire, che cosa sta per esserci rivelato, insomma. È un interattivo magari un pochino più rapido degli altri, perché comunque, insomma, una volta che abbiamo scoperto, abbiamo spoilerato cosa sta per arrivarci, faremo qualche riflessione, però poi, come sempre, sta a voi. Useremo il metodo delle 5 carte, le normò, però non ci facciamo mancare niente, neanche i tarocchi degli angeli, giusto per avere qualche dettaglio in più e arrivare preparati alla meta. Ripeto, poi una volta che siamo preparati, poi ognuno di voi sceglierà che cosa fare quando si presenterà questa occasione, d'accordo? Allora, prima di tutto, come sempre, grazie a tutti per le iscrizioni a questo canale, anche se ultimamente ci sono un po' meno video, però continua a crescere, quindi grazie davvero di cuore. Anzi, se non l'avete ancora fatto, approfittatene ora, iscrivetevi, attivate le notifiche cliccando sulla campanellina. Grazie per l'affluenza su Wisio, dove io rispondo con dei video alle vostre domande. Da questa sera tornerà finalmente anche la possibilità di richiedere il Grand Tableau, ma anche le stese, quelle più ridotte, perché piano piano la situazione, grazie al cielo, si sta normalizzando. Grazie anche per l'entusiasmo con cui state accogliendo il mio personalissimo, bellissimo mazzo di Lenormand edizione Cartomantique, con il quale appunto dovrebbe essere un pochino più semplice affrontare la lettura e con il quale molto presto faremo delle letture dimostrative per tutti coloro che me le hanno richieste, giustamente, come sempre, quando posso, molto volentieri, accontento appunto le richieste di tutti voi. Questo nello specifico mi è stato chiesto da tantissime persone, quindi mi sembra giusto che, anche se la domenica è il giorno che dedico al messaggio a sorpresa, al sì o al no, se no non c'era spazio dove metterlo, quindi mi è sembrato giusto oggi fare questo interattivo. Quindi stiamo per vedere che cosa stiamo per scoprire, che cosa in questo momento ci è nascosto, quindi cosa salterà fuori nella nostra vita. Perciò, come sempre, vi ricordo, un interattivo, trattenete solo quello che sentite che vi appartiene o ascoltate le altre varianti. Le varianti, come sempre, sono la 1, la 2 e la 3. Per scegliere potete prendervi tutto il tempo che volete, anche mettendo il video in pausa. Io a questo punto vi lascio a decidere quale sia quella che più sembra risuonare con voi. Vi do subito appuntamento fra pochissimo con la lettura della prima variante. Allora, eccoci qui con la primissima variante, number one, che potete vedere sempre nel numerino in basso a destra, così se per caso vi siete persi dove eravate potete sempre controllare. Allora, andiamo a vedere l'energia della situazione all'interno della quale avrete questa rivelazione, che cosa state per scoprire. Vediamo dove vi trovate, almeno capiamo che tipo di rivelazione è. Ok, partiamo dall'energia nella quale vi trovate, poi dobbiamo anche vedere e capire se quello che state per scoprire avverrà grazie a una persona, a un fatto, perché allora qua vi state veramente un po' tormentando, come sempre quando esce questa energia vi state chiedendo i motivi per cui una cosa è accaduta o per cui una persona si è comportata, scusatemi, in un certo qual modo. Quindi diciamo che partiamo da un'energia in cui state già chiedendo che vi si riveli qualcosa, lo state chiedendo magari a qualcuno o anche semplicemente alla vita, cioè vi state veramente facendo questa domanda in modo un po' sconsolato. Quella la lasciamo lì e ce la andiamo a leggere insieme a quella che invece vado a estrarre. Questa è proprio saltata fuori dal cilindro. Allora, lo sfinimento, erano due. Allora, attaccamento al passato, lo sfinimento, e poi abbiamo le maître, quindi Osho in persona, per cui questa è proprio una carta che infonde saggezza, ma soprattutto sincronicità e una ragione per cui
sia vi trovate in questa situazione in cui vi state dibattendo, ma sia avrete questo tipo di risposta, diciamo, questo tipo di rivelazione, quello che state per scoprire. Quindi adesso cerchiamo di capire l'ambito, se ci sarà data questa informazione, o altrimenti vediamo in ogni caso un dettaglio in più per vedere se questa rivelazione effettivamente sarà fulmine a ciel sereno o qualcosa che ci aspettiamo. Vediamo un po'. Il 2 d'aria, non riesci o non vuoi prendere una decisione, uno stallo. Visto qua, attaccamento al passato, stai fingendo che non ci sia alcun problema. Allora, io già così mi fermerei, ma non lo faccio. Diciamo che siete in una situazione in cui vi state veramente, veramente un po' disperando, o comunque vi state davvero chiedendo il perché di una situazione, non capite, o meglio, per quello che vedo io, anche ricordando. Questo è un 2 d'aria, sarebbe il 2 di spade, ricordando anche qual è la figura, per esempio nei Rider-Waite, dove c'è una figura bendata con le due spade una accanto all'altra. Non volete aprire tanto gli occhi, non riuscite a prendere una decisione perché c'è questo sfinimento, questo attaccamento al passato. State per scoprire, credo e spero per voi, qualcosa che vi permetterà di lasciare andare questo passato, no? Qualcosa che segue un disegno e vi darà anche una spiegazione, una ragione giusta, vera per questa situazione. Quindi io spero che con questa scoperta riuscirete ad andare oltre. Difatti abbiamo il carro. Ok, allora che cosa state per scoprire? Qualcosa che vi permetterà di avanzare da questo stato un po' così di catalessi in cui non riuscite. Non, un po' non volete, un po' non sapete comunque aprire gli occhi riguardo a una situazione in stallo che vi vede attaccati al passato, quindi sicuramente non è una situazione sana anche per le nostre energie. State fingendo di non aver visto, secondo me, quindi qualcosa dall'universo vi dirà: toh, guarda lì, adesso hai visto, ecco, qualcosa del genere. Ricordatevi che comunque è una stesa che, per semplificare, finisce bene, cioè qualcosa che vi permette di progredire. Quindi sicuramente non starete più così, e questo per me è già un risultato enorme. Allora, qui c'è qualcosa che, insomma, dura da un po'. Questa frusta, questi conflitti, questi dissidi, questi sensi di colpa, questo senso di inadeguatezza che si ripete, ripete da un po', dovrebbe finalmente, allora non crescere, dunque dovrebbe finalmente trovare una pace, una collocazione, dovreste stare meglio, per dirla così. Allora, come sempre, quando facciamo queste stese, questa è una stesa a 5 carte, giusto perché vogliamo vederci subito chiaro, eccolo qua cosa abbiamo qua. Ragazzi, qua sono più semplici che se le avessi cercate una per una. Io sono certa che molti di voi le sapranno leggere anche senza di me, quindi la tentazione è quella di chiudere il video qua, ma non lo farò. Allora, veniamo da una situazione di grosso, grosso, enorme stallo. Non solo nostro, quindi non soltanto noi siamo in questa situazione di macerazione in una brutta atmosfera energetica, ma qualcuno ci sta impedendo, anche in modo sottile, perché non è detto che ci mettano davanti il paravento, ci sta un po' confondendo le acque. Ma non abbiamo la carta delle nuvole, abbiamo la montagna, quindi è come se noi avessimo tanto così l'evidenza di qualche fatto, ma abbiamo davanti la montagna. Allora potrebbe essere anche ancora meno di tanto così, ma se c'è davanti una montagna, vedere oltre è difficile, a meno di fare una galleria. Qui siamo stanchi, morti, questa montagna ci dice che non siamo in grado di muoverci. Sappiamo, perché qua lo sappiamo, stai fingendo che non ci sia alcun problema, però state navigando nei problemi, state navigando nei problemi. Siamo manipolati, non c'è dubbio, la nostra fantasia, quella pulita, il nostro sesto senso, il nostro intuito sta al centro di questa stesa. Però
Sopra siamo manipolati. Da chi o da che cosa lo saprete voi, perché questa è una stesa, a mio parere, che può essere applicata un po' a tutti i campi. Abbiamo avuto in passato delle rivelazioni, qualcosa che ha cercato di aprirci gli occhi. Sono state come delle ferite. Qui dobbiamo proprio vedere lo storytelling. Come degli squarci nel cielo, ma degli squarci dolorosi, quindi abbiamo preferito rintanarci nella nostra immaginazione, nella nostra convinzione che andasse tutto bene, da soli o anche manipolati, però sotto noi sappiamo, cioè questa carta è carta intanto di protezione, quindi lo sappiamo per come siamo noi e per anche chi ci vuole bene e ci aiuta e ci ascolta, ma c'è sempre crescente questo desiderio di dare ascolto a quanto abbiamo su. In più sta veramente per emergere qualche cosa, emergere, altro che emergere. Guardate cosa abbiamo qua, la carta delle stelle che addirittura a volte ci parla di trasmissione. Allora, se vogliamo restare nel nostro, nel piccolo, almeno io personalmente resterei lì. Qui si parla di intercettazione di messaggi, di conversazioni. Non sono dicerie, non è qualcuno che vi riporta un qualche cosa. Qui è proprio qualche cosa che viene alla luce. Potreste scoprire un messaggio, una mail, anche il numero di qualcuno. Non lo fate però attivamente. Ricordiamoci che qua abbiamo la carta della luna. La carta della luna è una carta di ricettività. Ok, guardate questo che c'è riuscito. Così proprio le maître è qualcosa che è come se il destino ci buttasse davanti un'evidenza, visto che i segni che abbiamo avuto in passato di quello che sospettavamo sono stati talmente dolorosi che abbiamo fatto prima a ricacciarli da dove erano venuti. Non abbiamo voluto aprire gli occhi. Ripeto, non l'abbiamo voluto aprire noi per non soffrire, ma qualcuno. E adesso si apre un mondo di possibilità, è anche stato bravo nel manipolarci e nel convincerci che erano solo odiose coincidenze, oppure era un errore, oppure avevamo interpretato male, oppure, visto che guardate di qua, ributtarci addosso il fatto di essere troppo sospettosi o sospettose, di essere dei manipolatori o delle manipolatrici, insomma, il solito gioco dello specchio che insomma non fa piacere a nessuno, tantomeno se i segnali prima erano evidenti, ma abbiamo preferito restare nel nostro piuttosto che soffrire. Uno stallo, altro che stallo. Non riesci o non vuoi prendere una decisione. La decisione in questo caso non è di tagliare i ponti con una persona, la decisione è di aprire gli occhi. Ora, siccome noi li abbiamo richiusi o ci siamo voltati, qua arriva proprio qualcosa di innegabile, inconfutabile, di talmente evidente che ci fa prendere questa decisione. La decisione è ammettere che siamo stati manipolati e che la cosa che ci fa stare in questo stato è reale. Ok, naturalmente io sono certa che il 99,9% di voi ha pensato a tutti coloro, spero non tutti voi, che sospettano un tradimento in atto in amore, però guardate che anche sul lavoro è possibile, anche in famiglia, ma non ci voglio pensare, però purtroppo queste cose accadono. In ogni caso, qui abbiamo avuto molto chiaro dall'universo dei segnali dolorosi in passato che abbiamo ricacciato indietro sulla evidenza di questo tradimento, e abbiamo chiuso gli occhi, abbiamo preferito non vedere, però questa cosa ci ha buttato in questa energia del perché, perché mi sento così, perché sarà successo, sarà vero o non sarà vero, sono io che esagero, sarà lui o lei che mi raccontano bugie, sarà quello che sarà. Mi sento da schifo perché sia che sia vero sia che non sia vero, ormai siamo entrati nel gorgo nero del sospetto, della mancanza, viene da sé, di fiducia, di complicità. Quindi si sono anche raffreddati i rapporti. Stessa cosa per il lavoro. Se sospettate che un collega o peggio ancora un vostro dipendente o un vostro superiore vi abbia veramente messo i bastoni tra le ruote, vi abbia tradito, anche in senso lavorativo, questo accade, no? Magari chiedendo a voi qualcosa e poi facendone uso con qualcun altro, può essere anche quando semplicemente si hanno delle buone idee,
non ci vengono riconosciute, poi vengono utilizzate come se fossero della persona che le utilizza, no? Anche questo è possibile. Allora, abbiamo preferito qui pensare che fossero tutte coincidenze. Le coincidenze, a mio parere, non esistono, sono sempre delle sincronicità che ci mettono sulla strada giusta. Era un modo per aprirci gli occhi, doloroso, sia per quanto riguarda il campo sentimentale, sia per quello lavorativo, sia, ahimè, Dio non voglia, anche per quanto sia per i rapporti proprio familiari. Ebbene, allora, in questo caso non abbiamo più aperto gli occhi, ce li apre l'universo. Qui sarà una casualità, secondo me, qualcosa che però questa volta non potremo ignorare. Stiamo per scoprire, purtroppo, che quanto abbiamo sospettato fino ad ora è vero. Direte voi, ma cosa c'è da essere così contenti? Allora, certo che era meglio di no, ma dal momento che è vero, meglio saperlo. E difatti poi abbiamo questa carta del carro che ci dice che, seppur con fatica, ma molta meno di ora, c'è un progresso, ci sarà un progresso e quest'orso salirà, no? Finalmente ricominciamo a fiorire, a nascere, a crescere e magari anche a ristringere delle amicizie laddove magari le avevamo messe un po' in stand-by perché non ci piacevano i messaggi che ci avevano dato, perché potrebbe essere che una di queste ferite arrivasse proprio da qualcuno che reputavamo amico, e difatti lo era, che si è preso la briga di dirci come stavano le cose. È il momento un po' di fare ammenda. D'altra parte, nessuno di noi di primo acchito è disposto a dar retta delle cose che ci fanno male. Qui purtroppo era proprio il caso di sì. Diciamo che si riequilibrano le nostre energie ricettive, intuitive. Siamo talmente stanchi perché abbiamo questo sfinimento e questo attaccamento al passato, perché siamo in un momento di stallo, ricordiamocelo, c'è anche qui. Non riusciamo a progredire con la relazione o con i rapporti sul lavoro, ma allo stesso tempo anche stare attaccati al passato ci lascia in una situazione un po' misera, energeticamente parlando. Quindi, dove non abbiamo fatto noi, arriva l'universo e ci mette sotto il naso qualcosa. Quindi scopriremo, secondo me, un tradimento nel quale siamo rimasti per nostro timore di stare peggio, invece peggio di così non si può stare, e un po' perché siamo stati manipolati. Quindi, intanto, il manipolatore o la manipolatrice, spero, usciranno dalla nostra vita, e questo è già un grandissimo risultato, varrebbe tutta la stesa, ma soprattutto ricominceremo a sentirci padroni del nostro essere interiore, e la prima guida siamo noi. Se noi abbiamo sentito qualche cosa, se noi abbiamo visto e siamo convinti, certo, a volte ci si può anche sbagliare, alla prima, alla seconda, alla terza, alla quarta, incomincia forse a non essere soltanto una brutta sensazione, ma valeva la pena di fare almeno una domanda. Bene, non l'abbiamo fatto, perfetto, ci viene in soccorso l'universo, quindi prendetela naturalmente con le pinze, perché il grado di tradimento dipende dalla situazione di ognuno di voi. Certamente qui ci sono delle premesse per andare a fondo nella situazione. Poi non è mica detto che con questo le relazioni saltino o che il posto di lavoro salti ugualmente. No, può essere un'ottima occasione per riprenderci in mano noi stessi, la nostra sensazione, la fiducia nelle nostre capacità, e magari dopo una sana discussione e anche magari una ricerca di compromesso, tirare una riga e ripartire da zero. Quindi, insomma, stiamo per scoprire, per riassumere proprio questo, questa variante, stiamo per scoprire per l'ultima volta, quindi per quella decisiva, un tradimento di cui avevamo già sospetto. Poi sta alla vostra sensibilità e al vostro desiderio su come impostare la cosa, come andare avanti. Ma per adesso sappiate che dove non avete voluto vedere voi, vi fa vedere l'universo. Ok, quindi variante 1. Calma, pazienza, soprattutto sappi che esci da questa brutta energia di stallo, di stagnazione, e procedi finalmente. Spero che tu proceda nel migliore dei modi, che poi le cose si aggiustino e che tu riacquisisca la tua fiducia in te stesso e nelle tue capacità.
e che tu non sia mai più manipolato, questo sì, che ti serva questa esperienza per capire che chi ti manipola non ti vuole bene. Quindi con questo, se il like per te vuol dire che ti sei riconosciuto bene, io ti ringrazio, poi mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, attiva le notifiche. Vai a vedere le cartine di Cartomantic all'indirizzo che trovi qua sotto e per il resto ti faccio un enorme in bocca al lupo, ti do appuntamento alla prossima, sempre con me qui su Cartomantic. Ciao. Allora, variante numero 2, vediamo che cosa stiamo per scoprire con tutti voi che avete scelto questa variante, vediamo un po' da dove stiamo partendo. Se avete già sentore di quello che state per scoprire o no, rigenerazione, secondo me no. Secondo me chi è in questa variante sta per scoprire qualcosa, sta per venire a sapere qualcosa di cui al momento non sospetta nulla, che però sarà di grande impatto sulle sue energie. Vediamo. Vediamo gli Osho Zen se non saltano fuori da soli, se hanno un attimo di pazienza. Vediamo anche da qui quali sono, qual è l'energia da cui partiamo. Diamo un'occhiata. Il viaggio. Attenzione che il viaggio in tanti sensi, e poi perché? Perché no? Magari scoprite che vi hanno, non so, regalato un viaggio, che state per fare un viaggio. Aspettiamo. Vediamo anche qui. Arcano maggiore della situazione. Eh sì, qui vi annunciano proprio qualche cosa. Allora, annuncio però anche un ritorno col viaggio e rigenerazione. Aspettiamo un attimo prima di trarre delle conclusioni che magari possono essere un po' affrettate. Vediamo un po'. La giustizia, decisioni eque e giuste, fai ciò che reputi giusto, difendi ciò in cui credi. Che con questo giudizio a questo punto assume un po' una connotazione diversa. Adesso sono proprio curiosa di vedere cosa stiamo per scoprire. Io un'ideuccia ce l'ho, ma trovo che sia giusto lasciare che fino in fondo prima parlino le carte. Non sempre ci riesco a lasciar parlare prima loro, perché insomma un po' di esperienza ce l'ho e di solito certe cose mi arrivano proprio con delle combinazioni, però vediamo. Qui la giustizia c'è e c'è anche la rigenerazione. Qui arriva qualche sentenza, secondo me, che vi fa ripartire da zero, o comunque una decisione dove però per me un ente ufficiale c'entra. Se non fosse così, magari state aspettando il parere di qualcuno che per voi è come se fosse legge. Però qua arriva, eh sì. Ah, beh, può essere anche questo, ora che ci penso. Yes! Guardate, è inutile girarci tanto. Eh sì, girarci tanto attorno. Allora, guardate, qui è come concetto generale, poi vedrete che possiamo declinarlo in tante modalità diverse, però è comunque una sorta di sentenza a vostro favore. Perché ho detto una sorta di? Perché la prima cosa che vi dico è che qui tutti coloro che hanno una causa in ballo e che secondo me avevano molta paura, molta, per l'esito, di questo contenzioso, ma molta. E quindi si aspettavano come massimo risultato un compromesso, e quindi, visto che chi è qui ha ragione, invece, altro che compromesso, avrebbe avuto diritto a ben di più, qua si trova una sorpresa, ma sorpresona di quelli, altro che uovo di Pasqua. E qua sì che c'è rigenerazione. Sì che c'è rigenerazione e il viaggio è, va bene, se poi volete festeggiare con un viaggio, ok, avete solo ragione, però
È un vostro anche viaggio, diciamo, chiamiamolo interiore, qui si riparte alla grande. Quindi che cosa state per scoprire? State per scoprire che contrariamente alle vostre previsioni, forse voi non sapevate alcuni dettagli della controparte, quindi evidentemente ignorando questa cosa, eravate pronti ad accontentarvi a una decisione dall'alto di un minimo di compromesso, invece qui... Forse è stato un bene che non sapeste, perché vi sareste arrovellati ulteriormente, però qua la decisione è nettamente a vostro favore. Quindi cosa state per scoprire? Questo. Questa non è una scoperta, questa è una sorpresa con la S maiuscola. Perché qua viene detto come scoperta? Perché scoprirete il motivo per cui vi arriva questa sentenza così a vostro favore. La scoperta è tutto quello che è stato tenuto segreto, ma che era fondamentale dall'altra parte, che invece esce. Arriva alla luce del sole e qui c'è proprio una rigenerazione, viene rivalutata tutta una posizione e voi vi trovate con la parte più grossa della torta e soprattutto con una grande soddisfazione. Quindi che cosa state per scoprire? Questo non lo sapevate, non potevate immaginare, però qui c'è proprio l'annuncio di una vittoria, la vostra rigenerazione e non ci sono storie, cioè questa è la parte fondamentale di questo interattivo. Chiaramente può essere anche semplicemente, cioè semplicemente sempre molto importante, però magari qualcosa di meno ufficiale, quindi non stiamo più ricorrendo a tribunali, stiamo però parlando magari di, anche se state chiedendo un finanziamento, direte qua, beh, però sono io la persona che... ha chiesto tanto, quindi dovrei sapere che documenti ho portato. Sì, quello che probabilmente non avete considerato, ma non perché siate sprovveduti, proprio perché uno cerca sempre di stare un po', in una posizione equa senza esagerare nelle aspettative, forse non avete capito che soprattutto se l'avete chiesto per un lavoro per finanziare una vostra attività, forse avete sottovalutato la vostra attività, perché invece qui vi arriva di più, non di più di quanto avete chiesto, eravate pronti ad accontentarvi di meno, vi arriva quello che avete chiesto. Qui è un senso proprio di giustizia, che non vuol dire soltanto il tribunale di prima, vuol dire il giusto, cioè quanto si chiede, contrariamente alle nostre aspettative, ci viene dato. Qual è la scoperta? La scoperta è, sta qua, sta anche qui nel passato. Sono stati forniti degli elementi chiave, in questo secondo caso da voi, dei documenti, delle garanzie, anche soltanto la vostra idea è una garanzia, vedete qui è qualcosa, un'iniziativa, qualcosa che ha colpito, che evidentemente avete fatto un buon business plan, avete descritto bene quello che volevate mettere come garanzia, avete fatto un piano di fattibilità di quelli fatti bene e quindi se voi eravate pronti a sentirvi dire nì, invece qui vi arriva un sì pieno, quindi scoprirete, è sempre una bella scoperta, che non siete così poco come pensavate, ma che siete tanta roba. Eccola cosa state per scoprire. Scoprirete che non sono solo gli altri che finalmente hanno soddisfazioni di questo tipo. Eh no, siete anche voi. Da adesso sarebbe opportuno appuntarselo su un quadernino, come diceva Troisi, ma me lo segno, ve lo mettete lì tutte le mattine appena alzate, mi raccomando, perché è importante. Non dico di encomiarsi sempre, incensarsi, perché quello lo lasciamo agli sciocchi, quelli che pensano sempre di essere nel giusto. Però, ecco, qui partiamo proprio da una situazione in cui si prende consapevolezza del valore delle proprie azioni, delle proprie capacità e quindi state per scoprire che, contrariamente a quello che pensavate, state per essere premiati per quello che valete, che non è proprio poco. Allora, se invece quello che... E a me piace anche questa terza interpretazione, riguarda gli studi, perché non potrete ignorare che al centro abbiamo il libro, che sì vuol dire segreto, quindi l'aver ignorato la cosa di prima, però sono anche gli studi. Tutti coloro che tra voi avessero fatto un esame di cui stanno aspettando un risultato, oppure qualcuno che ha già avuto il risultato di un pezzo e deve fare il secondo, e si sente l'ultimo asino del carro, sa Dio perché, però ci sono queste persone che pensano sempre di non essere mai abbastanza preparate, parlo per esperienza, quindi lo so, nonostante magari abbiano inghiottito quattro edizioni dell'enciclopedia e le sappiano a memoria, in avanti e in indietro, però
ma non solo la memoria, sanno anche rielaborare. Qui sono persone che già hanno degli studi in mano, quindi è qualcuno che ha fatto un esame di abilitazione e deve fare il secondo pezzo, qualcuno che ha fatto un esame professionale e aspetta di fare l'ultimo colloquio. Non vedo colloqui di lavoro, qui stiamo parlando proprio di studi. Bene, allora, anche qui scoprirete, ma qui sul campo, scoprirete che la prova che dovrete affrontare era una briciola rispetto a quello che avete preparato, meglio che il contrario, direi. Però probabilmente lo scoprirete però un po' prima di affrontare l'esame, ecco perché c'è questo elemento un po' di conflitto, no? Un conto è andare sotto esame e dire uff, mi ha chiesto due cose, sapevo tutto il resto, vabbè, ormai è andata. Ma potreste addirittura scoprire che vi siete fatti anche dei test in più. State per scoprire questa cosa. Questo non vi mandi in bufalo, cercate di, vabbè, è tutto, tutte cose in più che sapete non fa mai male. Sappiate che questo esame andrà non bene alla grande e lo dico a costo di sentirmi dire, ecco, tiè, ve lo dico io, ve lo garantisco. State per scoprire queste cose. Per tutti questi casi, questo voyage, questa rigenerazione e anche un po' il giudizio mi indicano che potrebbe non essere la prima volta che nella vostra vita affrontate questa prova, sia appunto, se fosse la causa di cui parlavo prima, potrebbe essere un ricorso in appello, se fosse il discorso invece che abbiamo fatto per il finanziamento, potrebbe essere non il primo ente, non la prima banca a cui vi rivolgete. Per gli esami, pure qui, potrebbe essere che la volta prima non è andato bene e vi state rimettendo, vi state riaccingendo a tentarle, quindi ve lo dico, a riuscirlo, perché con delle carte così mi assumo la responsabilità. Quindi anche questo dovrebbe cercare di limitare un po' il campo, no? Chi sta ascoltando questa variante, non per tutti, però per molti di voi non è la prima volta. Quindi questa rigenerazione e questo viaggio, no? Questo continuo cercare di avanzare e questa rigenerazione, stiamo parlando di qualcosa che ritrova una sua, un suo cammino e che quindi questa volta va, dopo diversi tentativi, verso una vittoria. State per scoprire in sostanza che non siete voi quelli sbagliati, state per scoprire che tutto quello che avete fatto questa volta l'avete fatto bene, magari anche le altre volte, questa volta siete stati più fortunati. Probabilmente lo scoprirete prima di avere l'esito, ma proprio 2 giorni prima, 3 giorni prima. Ecco perché state per scoprirlo. Scoprirete proprio il fatto che, non so, o che il vostro avversario sta messo peggio di quanto pensavate, o che questo esame in realtà c'era da studiare un po' meno, o che per ottenere questo finanziamento occorrevano quei classici documenti che magari fino all'ultimo ci siamo detti, ma che rimetto a fa? Meno male che li avete messi. State per scoprire questo. Questo vi darà una spinta in avanti. Questo giudizio è anche rigenerazione, quindi l'effetto di questa scoperta vi farà sentire rigenerati. Direte voi, ma da chi lo vengo a sapere? Perché, insomma, beh, allora, da qualcuno che vi è sicuramente molto vicino e che non vede l'ora di dirvelo, quindi chi vi sta seguendo da vicino in questa cosa, adesso agli esami penso, se siete in famiglia, tutti, compreso il custode del palazzo, perché quando si è sotto esame si diventa insopportabili, quindi tutti vi diranno, nella speranza di avere un essere più umano attorno, comunque potrebbe venirvi da colleghi con cui tentate l'esame, comunque questa è una carta in coppia. Qualcuno che vi sta molto vicino. Se invece è qualcosa di più ufficiale, potrebbe essere anche qui che abbiate qualcuno che è a metà del cammino e che quindi, o che sta facendo come voi richiesta per la stessa cosa, sta di fatto che per la comunicazione ufficiale quella vi arriverà a tempo debito, ma molto ravvicinata a questa, chiamiamola, soffiata. Che allora, per il risultato definitivo,
manco vi serviva, perché poi alla fine, visto che va tutto bene, potevate farne a meno, ma l'universo ve lo manda perché secondo me questa non è la prima volta che siete in questa situazione, quindi avete veramente bisogno di questa rigenerazione. Una raccomandazione, cercate di non essere voi quest'angelo, quindi massima riservatezza fino alla conferma a esito raggiunto, come si dice, perché queste cose dovrebbero rimanere un po' col libro segrete, no? Fatene l'uso migliore, cioè rigeneratevi e iniziate a viaggiare con la mente. Comunque, se siete in una di queste situazioni, le cose per voi finalmente si mettono al meglio. Lo scoprirete un pochino prima della notizia ufficiale, diciamo quella definitiva. Perciò anche per questa stesa direi che è un bel passo in avanti nella vita. Tant'è vero che con questo giudizio e con questa carta di rigenerazione ci marca questa stesa una riga e avanti. Questa volta si progredisce parecchio, non soltanto dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista proprio della nostra crescita spirituale. Non vedo niente per quanto riguarda l'amore in questa stesa, quindi non me ne vogliate se speravate di scoprire qualcosa in amore, questo non è proprio la stesa che ci parla di quello che volevate, quindi semmai andate a sentire le altre due, d'accordo? Quindi tutti quelli in questa stesa stanno per scoprire con un po' di anticipo che qualcosa che avevano già tentato in passato, finalmente questa volta è andata. Ok, quindi primo like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche se non l'avete ancora fatto, andate a vedere le carte e a comprare di cartomantica il link che trovate qua sotto e nella descrizione del canale. Io vi aspetto qui la prossima volta, possibilmente già vincenti e col risultato in tasca. Quindi in bocca al lupo e ci vediamo la prossima volta qui con me su Cartomantica. Ciao. Variante numero 3. Allora, anche per questa variante, vediamo cosa stiamo per scoprire. Più o meno Sherlock, ma abbiamo visto che non era proprio una cosa da investigatore quella qui. È arrivata nelle altre due varianti, ciononostante sono state due scoperte utili e opportune. Vediamo da che energie partono coloro che hanno scelto questa terza stesa. Vediamo cosa stiamo per scoprire. Stiamo per scoprire, siamo a un bivio. Questa comunque è una cosa ricorrente, eh? Quando stiamo per scoprire qualcosa, abbiamo visto anche nelle altre due, vuol dire che è necessaria questa scoperta, perché a volte non riusciamo a prendere una decisione. Se invece non è una decisione, vuol dire che siamo a un bivio di qualcun altro che prende le decisioni per noi e quindi adesso stiamo per scoprire probabilmente qualche dettaglio in più, o sul perché non l'ha ancora presa o su quella che prenderà. Cosa stiamo per scoprire? Un bivio e stress. Qua dobbiamo scoprire per forza qualcosa perché questa situazione, secondo me, già ci sta un po' lancinando. Vediamo cosa dicono gli arcani maggiori. La forza. Allora, lo stress, la forza quando è male utilizzata dà origine a stress perché è proprio qualcosa che va contro la naturale evoluzione delle cose. Quindi siamo a un bivio, stress e forza. Aspettiamo e vediamo quale altra carta ci esce da qui. Cinque d'aria, una scelta poco saggia. Impara tutto ciò che puoi da questa situazione e ripensa alle ragioni di ognuno. Secondo me stiamo per scoprire qualcosa di poco carino, per usare un eufemismo, vediamo un po'. Oppure potremmo scoprire di aver fatto noi una scelta poco saggia e che quindi adesso dobbiamo un po' fare un passo indietro. Eccoci qua. Eh sì.
Allora, qui ci sono delle nuvole, è un cambiamento o un allontanamento. Aia, allora, stiamo partendo da una situazione in cui ci stiamo chiedendo se abbiamo fatto bene a agire in un certo modo, certo ad allontanarci da qualcuno, vediamo. Ripartenza. Ai, allora ragazzi, qua sì. Cosa stiamo per scoprire? Qualcuno a noi molto vicino ci viene a raccontare come sono andate veramente le cose. E noi ci troveremo poi in una situazione in cui dovremo scegliere cosa fare, dovremo probabilmente ritornare sui nostri passi, perché se no ci riportiamo questa cosa avanti per tutta la vita. E credo di poter dire che molti di voi lo faranno, perché sopra abbiamo una carta di crescita spirituale, di evoluzione, e sotto abbiamo una carta che sì, ci parla di allontanamento, ci parla di qualcosa che comunque si è distaccato da noi, però ci parla anche di un grosso cambio che a noi pesa, qua dobbiamo un po' per forza prendere atto del fatto che abbiamo sbagliato. Speriamo di recuperarla questa situazione, ma io penso di sì. Abbiamo proprio una persona a noi vicina che ci viene a parlare, ci è venuto anche in passato a parlare per dirci la verità, tuttavia questa persona poi si è allontanata da noi. C'è una ripartenza, però qua bisogna veramente riconoscere di avere sbagliato. Qua non è una questione di pettegolezzi, qui sono questioni più corpose, quindi questa sì è una stesa che si può applicare sia all'amore sia al lavoro, ma soprattutto io direi alla famiglia. Potrebbe anche essere qualcosa riguardo a chi non c'è più, su cui veniamo poi a sapere la verità, scopriamo qualche cosa, evidentemente qualche cosa in questo caso in cui non possiamo più tornare indietro sui nostri passi, però quello che possiamo fare è riconsiderare il passato e fare pace con il passato. Potrebbe essere questa prima versione che lo scopriamo da un lascito, da un qualcosa scritto, da qualcosa, anche se qui la scrittura non c'è, però c'è proprio il lascito, la tradizione, la genealogia, e quindi la casa potrebbe essere che come dal passato, tramite scritti, tramite insomma qualcosa che passa almeno per un documento, veniamo a sapere che siamo stati, per dire, menzionati nel testamento di qualcuno con cui invece c'era stato un allontanamento, e qualcuno che almeno prima di andarsene ha cercato, anche se in nostra assenza, di farci capire che in realtà non avrebbe voluto questa situazione di allontanamento. Quindi potrebbe esserci un po' di stress, un po' di rimpianto, però non che i soldi o l'eredità possano cancellare il dolore di qualcuno, però potremmo scoprire appunto che con questa persona non c'era in realtà da parte sua quell'astio che noi avevamo pensato, no? Quindi ci verrà chiesto un po' dal destino di fare pace con il passato, ripensare un attimo, capire anche se abbiamo fatto qualche errore noi, però ci resta in mano, a parte la prova tangibile, che ripeto non può colmare il vuoto di una persona che se ne va, ma ci parla di quali fossero le sue intenzioni nei nostri confronti, come di venirci incontro con qualcosa che ben potrebbe essere anche o una casa o una residenza, come si chiamano, estive, no? Anche un piccolo appartamento o un appezzamento di terreno, qualcosa che potrebbe arrivarci, quindi lo scopriamo in questo modo. Altrimenti, per tutti coloro che, spero che siano tanti, che non hanno subito perdite, soprattutto
con questi conflitti di mezzo che appesantiscono un dolore che già c'è, quindi insomma si spera sempre che non si arrivi a questi punti, però potremmo avere qualcuno che prima di tagliare i ponti con noi ha cercato di chiarire le situazioni. Non si tratta in questo caso, ripeto, di pettegolezzi o di sospetti o di tradimento, qui si parla proprio di incompatibilità, di una presa di posizione da una parte e una dall'altra, due modi diversi di vedere la vita, due modi diversi di affrontare, per esempio, l'educazione dei figli, due educazioni diverse da cui si proviene, quindi due mondi completamente diversi nei quali si è abituati a muovervi. Ecco, qualcuno che ha cercato molto spontaneamente, molto calorosamente e per noi probabilmente ai tempi un po' troppo insistentemente, di spiegarci e motivarci perché dei propri comportamenti, c'è stato poi un allontanamento. Adesso scopriremo tramite quello che stiamo vivendo che tutti i torti non li aveva. Quindi che cosa stiamo per scoprire? Stiamo per scoprire questo. E allora, per tutti coloro che hanno avuto un allontanamento di questo tipo, vi dico, questa scoperta, come anche le altre, non è che vediamo cosa scopriamo e chi se ne frega, hanno tutte una loro utilità. In questo caso, questa scoperta, a patto che riconsideriamo le ragioni del passato e che quindi ammettiamo, non è mai facile però, di aver avuto torto, comunque di aver avuto una visione parziale della vita, c'è la possibilità di andare a recuperare questa persona. E per chi di voi lo volesse, è un percorso sicuramente non facile, non facile, ma questa scoperta vi ha dato una nuova consapevolezza, quindi automaticamente vi darà anche un nuovo modo di relazionarvi con questa persona. Quindi, se pensate di essere tra questi, vale veramente la pena, sempre che abbiate ben riconsiderato le posizioni di uno dell'altro. Quello che scoprite lo scoprite sulla vostra pelle, perché vi accade qualcosa che vi farà ripensare a chiarimenti, quelli li vede come positivi, quindi li vede chiarimenti, non sono discussioni, però certo avevano portato a una separazione, a un allontanamento. In realtà era un momento di crescita, avreste forse dovuto ascoltare in parte quello che vi diceva quella persona. E viceversa, non siete cattivi della storia. Anche dall'altra parte c'è stata una sorta di integralismo che ha vietato a quella persona, ha impedito, scusate, di ascoltare le vostre ragioni. C'era inconciliabilità di vedute, di educazione, di abitudini, di credenze religiose, di tutto, insomma. Avete chiuso, rifiutato, allontanato. Adesso la vita vi ha detto, adesso è il momento di scegliere. Vogliamo dare ascolto anche all'altro? Vuoi renderti conto che non era poi tutto bianco, tutto nero? Bene, se, come penso, quello che scoprite adesso sarà tramite qualcosa che vi accade e che vi fa riconsiderare questa cosa, sappiate che certo non è mai un momento piacevole considerare di aver sbagliato, però è un momento di crescita e difatti qua impara tutto ciò che puoi da questa situazione, una scelta poco saggia, saggia, non una scelta cattiva, sbagliata, sconsiderata, poco saggia. E difatti i saggi ascoltano tutti, poi fanno quello che vogliono, però ascoltano e ipotizzano anche eventuali cambiamenti. Qui invece la scelta è stata poco saggia, no, sei diverso, diversa da me in troppe cose, le nostre strade si biforcano. Ripensa alle ragioni di ognuno. Quindi qui scoprirete sulla vostra pelle che forse non era proprio tutta aria fritta, che sarebbe valsa la pena di ascoltare le posizioni di qualcuno che in questo momento è allontanato da voi, però attenzione, è possibile riprendere la cosa in mano, a patto, sì, di riconoscere di aver sbagliato. Direte che scoperta, cioè uno magari spera di scoprire chissà che cosa. Beh, c'è scoperta e scoperta, diciamo che con questa è l'unico modo per convincervi, con questa scoperta sulla vostra pelle. Lo state scoprendo, forse l'avete scoperto. Non dico che dall'altra parte tutto giusto, dalla parte vostra tutto sbagliato, anzi, eravamo su 50-50, secondo me. Di chi sto parlando? Beh, sto parlando innanzitutto di relazioni sentimentali, dove, come vi dicevo, tante cose, ma di quelle grandi. Eravate su due binari completamente diversi. Però
Anche l'altra persona sappiate che continua a pensarvi qua, quindi non vi preoccupate. Certo, adesso c'è dolore, c'è stress, c'è questa sentirsi per un attimo come inadeguati, no? Bene, però c'è anche questa possibilità di riprendere la cosa in mano. Abbiamo anche le cicogne al centro, c'è una possibilità di rinnovamento, quindi il viaggio può anche invertire la rotta e tornare da questa persona. Sappiate che per la maggior parte di voi è un viaggio molto proficuo, quindi quello che state scoprendo adesso sarà ben ripagato, poi se lo elaborate nel modo giusto. Potrebbe essere, come dicevo, nelle circostanze della vita che magari scopriate anche che c'è stato un avvenimento in cui forse avreste dovuto più assecondare le visioni del partner. Parlo sempre di situazioni sentimentali. Anche questa sarà una scoperta da aggiungere al nostro cestino delle scoperte per riconsiderare il tutto e tornare indietro. Può essere, qui ce l'abbiamo, sia questa carta che ci parla un po' a volte dell'albero genealogico e anche della casa. Come vi dicevo, può essere quella scoperta che abbiamo visto all'inizio, ma anche essere il classico momento in cui come figli o anche come genitori riconsideriamo quelle cose che ci vengono dette e che a volte ci allontanano perché sono trite e ritrite, non le ascoltiamo neanche più. E qui un bel aveva ragione la mamma o anche aveva ragione mio figlio, ci sta. Bene, qui è più facile ricomporre la coppia, il nucleo, perché in questo tipo di rapporti c'è meno orgoglio, insomma, quindi non ci vuole tanta fatica andare a dire mamma avevi ragione o figlio avevi ragione, c'è meno imbarazzo, meno sovrastrutture, quindi anche qui sappiate che è un vostro momento di scoperta che però sarà veramente molto utile per ricucire i rapporti. Se invece qui c'è stato qualche diverbio sul lavoro e voi avete tenuto duro e non avete voluto ascoltare posizioni che vi sembravano avverse alle vostre, in realtà erano un affiancamento, era qualcosa che veniva a supportare un po' la strada che avevate intrapreso all'interno della realtà in cui lavorate, e qui sì che dovete fare un passo indietro, e allora anche qua si ripristina il tutto, però qua la scoperta dell'aver sbagliato a valutare come avverrà con un fallimento. Quindi qui se avete portato avanti un progetto dove non avete voluto ascoltare chi è venuto da voi a offrirvi qualche cosa, qui purtroppo un fallimento, non è un fallimento definitivo, cioè una battuta d'arresto, proprio qualcosa che vi dice no, allora aspetta, forse dovrei considerare anche di qua. Bene, diciamo che per tutti è una scoperta un po' antipatica, se vogliamo, da vivere, quindi c'è questa carta di stress, però allo stesso tempo l'effetto illuminante di questa scoperta è immediato, quindi si riprende subito la situazione in mano, si capisce subito da che parte questo bivio invece doveva andare, e vi dico che sono carte comunque che, anche se terminano con questa croce che è la vostra, pur di non portarvela, ritornate sui vostri passi e pur facendo un atto contro il vostro orgoglio, qua si può veramente risanare ancora la situazione. Siete ancora in tempo. Quindi non è iella, se le cose stanno andando male, è un segno. Tornate indietro, questa persona è ancora lì che vi aspetta. State per scoprire sulla vostra pelle che forse avreste dovuto ascoltarla. Confatti, lo state per scoprire qualcosa della vostra vita. Con magari situazioni che vi sembra di aver avuto un déjà vu e lì vi accorgete che forse era il caso di ascoltare qualcun altro. Insomma, questa è una specie di salvagente, laddove vi dovesse andare, tra virgolette, un po' magari storto qualcosa, ci fosse un segnale che non va tutto per il verso giusto. Attenzione, imparate, prendetene atto e aggrappatevi a salvagente e tornate qui. Qui vi stanno ancora aspettando. Quindi questa storia non finisce male, questa storia finisce bene. State per scoprire che potete ancora tornare indietro. Fatelo, perché questa è una stesa comunque che inizia con questa energia di bivio. Quindi a mio parere il dubbio l'avete ancora. Prendete atto dei fatti che vi arrivano dall'universo e tornate all'inizio del percorso, ok? Uff,
Bene, allora anche variante numero 3 abbiamo finito, è stata insomma bella pregna questa spesa, quindi io spero che ti sia piaciuta, anche se non era molto allegra, però era molto utile e quindi se vuoi mettere like, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, attiva le notifiche, mi raccomando, vieni a trovarmi sulle carte di Cartomantica e io ti faccio un enorme in bocca al lupo, forza e coraggio, ti do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantica. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo nostro interattivo. Spero che gli spoiler vi siano stati di aiuto, così da farvi arrivare preparati a queste rivelazioni che vi aspettano in questo futuro immediato. Io vi ringrazio per essere stati qua con me fino ad ora. Vi invito di nuovo a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, attivare le notifiche. Andate a comprare le carte di Cartomantica al link che trovate qua sotto o nella descrizione del canale e venitemi a trovare su Wisio. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao a tutti!